Tiziana Sartori, che è direttrice dell'OMI, io direi in particolare direttrice operativa, e quindi la domanda è proprio, la curiosità è come si precisa organizzativamente, operativamente tutto questo lavoro, perché io sospetto che c'è molto lavoro anche. C'è molto lavoro e siamo in molto pochi, per cui c'è molto lavoro per poche persone. E quindi mi fai una domanda che già mi sento stanca rispondere. Comunque, noi ci avvaliamo quando è possibile, perché adesso nel periodo del lockdown siamo in una situazione, da quel punto di vista lì, un po' disastrati. Ci avvaliamo di studenti che con i tirocini curriculari dell'Università di Verona ci vengono affidati per fare il famoso curriculum delle 150 ore. Con questi ragazzi ormai li avremo già avuti, penso nel corso dell'anno, cioè degli anni, ce ne sarà passata una cinquantina, li formiamo un po' sulla comunicazione istituzionale d'impresa e diamo loro delle cognizioni di massima di editoria, molto limitate, perché noi non vogliamo creare degli specialisti in editoria, ma delle persone che ne capiscono di comunicazione istituzionale. Questi ragazzi e hanno il compito di recensire le monografie che ci arrivano. Noi abbiamo sul sito un archivio online che è sempre perennemente in ritardo, abbiamo appena fatto il conto che ci mancano circa 1200 immagini, però stiamo provvedendo. E per ogni monografia viene chiaramente numerata, e con l'aiuto degli studenti a queste monografie viene abbinata una scheda in cui ci sono i dati che si possono reperire sul volume in quanto tale. Ecco, una cosa che ci tengo a precisare: le monografie istituzionali d'impresa, che siano biografie d'impresa o monografie, appartengono a due macrogeneri. Uno che è l'editoria pubblica, quella con il codice ISBN, che viene, per cui un imprenditore incarica un editore di gestirgli la produzione di quest'opera, pur essendo sempre un'opera autoreferenziale, come diceva prima Stefano Russo, perché il bello di queste opere è l'assoluta mancanza di obiettività, ed è quello il bello, è il sentimento, perché una cosa che non è obiettiva e autoreferenziale è sentimentale, una cosa invece che vista dall'esterno sentimentale non è. E quindi c'è una parte che viene affidata a un editore e quindi rientra magari addirittura a un prezzo di copertina, che ha il significato anche nel momento in cui un imprenditore, è un significato un po' peloso, perché nel momento in cui un imprenditore ti regala la sua monografia e tu vedi dietro che costa 28 euro, dici: ah, però costa 28 euro, ecco, quindi c'è anche questa chicca. Buona parte invece sono opere di quella che viene chiamata editoria o letteratura grigia. Sono opere che gli imprenditori, coordinandosi con il loro stampatore, il loro fotografo, il loro consulente di comunicazione o il loro giornalista, eccetera, vogliono, editano, esula da tutto, non hanno il codice a barre, eccetera. E è quella che a noi interessa di più, perché è quella che maggiormente viene perduta. Perché no, tutte quelle che hanno un ISBN prima o poi vengono catalogate nel sistema bibliotecario nazionale. Sono reperibili tramite il codice ISBN, anche se non ci sono più, esistono o sono esistite. L'editoria grigia, nel momento in cui un'azienda trasloca e svuota i magazzini e butta via la roba vecchia, è persa. E noi ricerchiamo soprattutto quella. Cerchiamo quella perché se non la conserviamo noi, non la conserva nessuno. Noi abbiamo della Mondadori, della Roldo Mondadori, abbiamo la monografia dei 50 anni e dei 100 anni. Quella dei 50 anni ce l'abbiamo noi, la Mondadori non ce l'ha. Ecco, questo è un modo per preservare degli strumenti importanti proprio di costruire la storia del lavoro, tramite la storia del lavoro, la storia dei costumi, la storia del territorio, la storia del Made in Italy. E una cosa che mi piace, ecco, noi formiamo questi ragazzi perché ci facciano queste schede
in modo tale che poi noi non abbiamo soltanto qui gli armadi con tutti i volumi catalogati con l'etichetta numero per numero, però diamo uno strumento online in cui i dati principali e magari pessima una recensione, perché agli studenti non chiediamo solo di raccogliere i dati ma anche di fare una recensione, percepire i contenuti, descrivere sinteticamente i contenuti, ma anche percepire la piattaforma creativa. La piattaforma creativa è l'anima. E poi, appunto, premio OMI lo organizziamo, ecco, il nostro presidente Mario Maganino è proprio quello che principalmente trova lo fa con passione, trova e contatta i possibili concorrenti che poi vengono su anche spontaneamente, eccetera. Facciamo anche degli eventi nell'ambito della settimana della cultura d'impresa, abbiamo instaurato degli ottimi rapporti con musei impresa e con altre realtà, per cui riusciamo, perché il museo d'impresa, diciamo, è il fratello tridimensionale della monografia e viceversa, hanno sempre la solita mission, entrambi la mission di raccontare il sentimento e, come diceva Stefano Russo prima, la monografia deve avere passato, presente e futuro, perché il futuro è quello che mi dà la speranza. E in più, a differenza della storia d'impresa, la monografia, e so che ho avuto delle critiche anche alla Sapienza di Roma, quando io dico una monografia deve essere sexy. Una monografia, siccome si rivolge agli stakeholders, deve essere accattivante. Per cui la scelta della carta, cioè è una comunicazione che non è fatta solo di parole, non è fatta solo di immagini, ma è fatta anche di fisicità. Per quello deve essere bella da toccare, per quello da annusare. Non sarà mai comparabile a un bellissimo sito internet o un bellissimo filmato, perché è tangibile. E proprio quest'anno, con il lockdown e con l'ultima edizione del premio, abbiamo visto che proprio la tangibilità della monografia, in un momento in cui non ci si può toccare, in quel momento in cui si vive a distanza il rapporto con gli altri, ha emozionato molto anche i nostri giurati e hanno riscoperto l'emozione dell'oggetto. E questo è, secondo noi, il valore che ha una monografia, che poi possiamo aprire gli armadietti e vedere quanto emoziona. E ultima cosa che ti coinvolge, quando si parla di monografie, diciamo sempre: fare una monografia per un imprenditore è difficile, perché deve mettersi sul lettino dello psicanalista. Occorre rischiare con la parola. Grazie a Tiziana Sortori. I saluti degli amici di Liberi TV. Saluti agli amici di Liberi TV e dopo facciamo una carrellata delle Faccio nostre una carrellata delle nostre bimbe. Dei libri. Benissimo. Grazie. Grazie a te. Ecco una carrellata degli archivi delle monografie d'impresa che sono qui a Verona, all'OMI, e che è nell'ex caserma Santa Marta, che fu una caserma austriaca, dove producevano pane per 16.000 persone, 18.000, ne ho persi 2.000 per strada. Stefano Russo, che è socio fondatore dell'OMI, dell'Osservatorio Monografie d'Impresa. C'è un piccolo nucleo operativo che si occupa quindi del, diciamo, molto di più del romanzo dell'impresa, del romanzo dell'imprenditore, perché sono libri che sono anche
veicoli di comunicazione d'impresa e anche eccellenti veicoli di comunicazione all'impresa. Sì, com'è sì. Che è sorta questa idea intanto? Ma la cosa nasce poco meno di 10 anni fa. Io con Tiziano Sartori ero ancora in attività nell'agenzia e veniamo avvicinati da Mario Magagnino, che mi insegnava comunicazione d'impresa qui all'università, che ha questa idea di questo, lo chiamava allora deposito monografie istituzionali. Ne ragioniamo un attimo assieme, da lì la cosa prende una sua organicità e viene fondato nel 2011 l'osservatorio, che viene poi concretizzato dal punto di vista burocratico nel 2013, e da allora sono passati quasi 10 anni. Ecco, tu dicevi prima romanzo dell'impresa. Noi preferiamo dire che quelle che noi raccogliamo, conserviamo, usiamo per reference a professionisti o studenti, sono delle autobiografie d'impresa. Cioè noi escludiamo dalla nostra catalogazione quella che viene chiamata storia d'impresa. Cioè, storia d'impresa è qualunque narrazione d'impresa fatta dall'esterno dell'impresa stessa, da professionisti storici anziché giornalisti o d'altro, comunque esterni all'azienda, che vedono in modo obiettivo, quanto più possibile obiettivo, l'azienda e ne raccontano vita, morte e miracoli. La monografia d'impresa invece è come l'imprenditore vede l'impresa e quindi se stesso. Ed è in questa sedicenza, a volte esagerata, altre volte, dipende dalla configurazione mentale dell'imprenditore stesso, come si va a strutturare la monografia. E comunque è un suo autoritratto. E questo dice molto dell'impresa stessa, dice molto del periodo in cui questo autoritratto viene realizzato, dice molto di tutto un periodo storico. Sì, e quindi queste monografie sono, diciamo, singolari, perché ciascuna ha un suo stile, quasi, si può dire. C'è questa base, nello stesso tempo sono anche molto differenti l'una dall'altra. Sì, allora esiste indubbiamente un'individualità dovuta a chi la scrive, per carità. Poi se io sono l'imprenditore X posso farmi scrivere la mia monografia anche dal giornalista Y, dallo storico Z o dall'intellettuale K. Però è attraverso di me che quello che questi signori scrivono viene filtrato, per cui sono sempre io che determino la struttura della biografia. Quindi esiste una forte singolarità monografia per monografia, come esiste al contempo una struttura di moda. Se voi ti faccio vedere poi la sua biografia degli anni '80, descrivono, per come noi che non abbiamo più 15 anni li conosciamo, descrivono pienamente gli anni '80, gli anni '70, gli anni '90, il 2000, ci sono proprio questi filoni di moda. All'interno di questi poi esiste la singolarità dell'impresa stessa. E poi le monografie, siete giunti a istituire questo premio biennale? Allora, il premio nasce nel 2013, per essere la prima edizione, nasce come strumento, ed è rimasto poi, come strumento di promozione dell'osservatorio stesso. Al di là del fatto che vuol dire
raccogliere in un tempo relativamente breve una quantità notevole di nuove biografie che vanno ad alimentare l'archivio. Per carità, quantità che agli inizi le 60 opere in 2 mesi erano un'enormità, oggi lo sono relativamente, oggi anche al di là del premio stesso arrivano quotidianamente monografie dall'esterno. Però il premio è servito per farci conoscere. Era un argomento facilmente notiziabile. Sì. Infatti abbiamo avuto articoli su stampa locale, su stampa nazionale, e questo ha favorito. Poi chiaramente andando avanti comincia a strutturare delle relazioni, queste relazioni ne portano ad altre. Noi tra l'altro di questo ce ne vantiamo un pochino, siamo terribilmente talebani. Ovvero? Ci sono altri che fanno o tentano di fare raccolte come le nostre e raccolgono un po' editoria di impresa in senso esteso. Qualunque scritto di impresa sia tale va a finire nei loro archivi. Noi selezioniamo in modo assolutamente molto 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 rigido. Noi anche quest'anno abbiamo fatto un'epurazione, ma conto che oggi avremo circa un migliaio di esemplari. Di questo migliaio di esemplari quest'anno ne abbiamo estromessi circa 150, perché andandoli a rivedere abbiamo definito che non sono monografie di impresa, sono pregevolissime opere da un punto di vista. Ma non hanno questa, questa caratteristica. Per quella specificità, quella caratteristica. Ecco, questa nostra talebanicità, come si può dire, nel selezionare le opere, l'applichiamo un po' a tutto. L'applichiamo un po' a tutto. Ho visto molti essere stupiti delle modalità con cui avviene il nostro premio. Noi ad esempio nessuno che abbia a che fare con l'osservatorio fa parte delle giurie o può influenzare in alcun modo le giurie. I giurati sono quanto più lontani ci possa essere da noi. Non so se tu sappia come sono strutturate le giurie sono due per ogni premio, che votano contestualmente. Sono una di juniores, formata da studenti universitari di varie università, l'Università di Verona, abbiamo l'USBE, l'Università Salesiana, abbiamo da qualche anno la Sapienza, abbiamo da un paio d'anni l'Accademia di Belle Arti, e poi c'è una giuria, e sono 15 studenti. Poi c'è una giuria seniores formata da 15 persone che sono docenti universitari di facoltà che abbiano a che fare con la comunicazione o con l'impresa. Imprenditori, abbiamo rappresentanti delle maggiori associazioni di categoria della comunicazione, dalla FERPI alla quella che una volta era ASSA, perché oggi è una. Per cui ci sono giurie assolutamente variegate che poi i cui voti poi confluiscono in un'unica votazione. Sì, è una. Beh, che comincia ad avere quasi 10 anni. In Europa costituisce una novità ancora. Non è costume questo ancora.
No, allora ti ricordo che noi ci saranno libri sulle imprese, ma non hanno questa. Noi abbiamo un socio inglese che è Jonathan Morris, che è ordinario di storia contemporanea dell'Università dell'Hertfordshire, vicino a Londra. E lui tra l'altro si occupa da sempre di storia del caffè, infatti è spesso in Italia per affiancare varie aziende di caffè nella strutturazione del loro storytelling o per raccogliere dati per scrivere altri libri. Ci diceva Jonathan in un convegno, noi facciamo sempre ad ogni occasione di premiazione del premio OMI, avviniamo una tavola rotonda su temi della comunicazione istituzionale. Nell'ultimo, che si intitolava Non gettate quegli scatoloni, ed era sugli archivi e sulla storia dell'impresa in generale, ci diceva Jonathan che la monografia è un fenomeno prettamente italiano, per una questione culturale abbastanza generica, ma ad esempio se lui guardando le imprese inglesi, ad esempio anglosassoni, in Inghilterra l'impresa tendenzialmente viene fondata per essere venduta, è fin da prima della sua nascita uno strumento finanziario, per cui a nessun imprenditore frega nulla la storia, per raccontare se stesso viene preso. E questo fa della monografia istituzionale un fenomeno abbastanza propriamente italiano. Quindi adesso diciamo è questa la via, quindi di questo lavoro che è un gran bel lavoro, e del premio c'è qualche altra novità all'orizzonte, non si sa mai, pongo la questione così di curiosità, come dire le novità vengono dalle monografie? Novità ce ne sono guardando in avanti finché si vuole. Sono un paio d'anni che stiamo rincorrendo, ad esempio, un archivio di letteratura aziendale generica, ma che contiene una quantità abbastanza vasta di monografie, che è di un sindacalista, di un ex sindacalista della Breda, che nel corso degli anni ha raccolto tutto quello che trovava di editoria aziendale. Ha un appartamento pieno di questa. Di queste cose, sono circa 5.000, circa 5.500 volumi, chiede delle cifre abbastanza importanti, per cui sono anni che lo sogniamo. Dopodiché ci diciamo però anche un'altra cosa. Noi abbiamo se vuoi poi te lo faremo vedere, un armadio che è pieno di cose che sono classificabili come antiche, cose che datano 1919, primi del secolo comunque. Però tutto sommato possono destare più l'interesse di un collezionista. Noi non siamo collezionisti. Che della comunità, diciamo. A noi interessa molto di più la cosa edita ieri, perché è il trend che stiamo osservando, e non il passato. È dove sta andando l'azienda e dove sta andando il racconto dell'azienda. Poi può essere interessante avere i vari
si diceva di farla anche un interesse bibliotecario. La Giovanna Maggiore che con la Lupa loro hanno fatto con la storia degli spot, una raccolta gigantesca di spot italiani televisivi. E con questa stanno pensando di fare una sorta di storia d'Italia. E ci dice lo stesso potreste fare voi. È vero? Però noi ricordiamo sempre una cosa. Una monografia istituzionale, noi tra l'altro dividiamo in due categorie quello che noi abbiamo, monografia di impresa e biografie di impresa, di imprenditore o di prodotto. La biografia mi rappresenta un periodo chiuso, con un inizio e una fine. Il racconto di un momento che può durare 100 anni, come può durare una settimana, un momento. La biografia invece ha 3 dimensioni, ha un passato, la monografia ha un passato, ha un presente e ha un futuro. Cioè l'imprenditore, l'impresa racconta, può anche bearsi del suo passato, ti racconterà cosa fa nel suo presente, ma ti racconterà, perché la monografia è uno strumento di comunicazione, ti racconterà cosa progetta di fare nel suo futuro. E questa è la cosa essenziale. Il passato, può scrivere una monografia istituzionale, un'azienda che è nata ieri mattina, è ininfluente il passato. Esiste perché esiste sempre, perché quello che ci siamo detti un secondo fa è già il nostro passato in questo momento, no? Quindi non è escludibile, come non esiste il futuro perché non l'abbiamo ancora vissuto, continuiamo a vivere un presente. Però è l'ipotizzare questo futuro la cosa che conta. Interessante. E Stefano Russo, io ti ringrazio.